Salve compagni italiani, io sono Nadia Petrovna, del centro interprete di Rostov. Piacere. Che parte facevi nel compagno Don Camillo, però lo vuoi dire ai nostri amici? Beh, facevo il giornalista dell'unità, che si innamorava di una commissario politico russa, sovietica. Che ero io? Infatti vestita di rosso per ricordare. L'ho fatto apposta. Sì, eravamo... io ero più giovane, lei... No, io no. È rimasta sempre bella come allora. E che cosa fai adesso di bello? Ma adesso faccio sempre la stessa cosa. Ti fa piacere essere venuto a Brescello? Molto, ecco, moltissimo per questo calore umano della gente, per la vivezza del ricordo che ci sono di questi due personaggi grandiosi. Devo dire che a me sembra di essere ritornata a 35 anni fa. Sì, proprio. Certo, nel 65. E i colori un po' diversi perché è stato un po' rinfrescato, sì. Il paese, certo, sì. Molto più vivo, nel senso molto più arricchito e molto progredito, mi piace questo. Che personaggio faceva lei, mi scusi, nel film Don Camillo? Allora, io ero una russa, Nadia, che era innamorata di te. Ah, di questo. Davvero? Ma sì, ma io facevo l'intervistatore. All'epoca? Facevo il giornalista anch'io, certo. Bei tempi. Certo. Volevo dire, abbiamo rischiato di rimanere laggiù, mi pare, è vero? In Russia? È vero. Invece io no, io già c'ero purtroppo. Tu non volevi e io t'ho portata, ti ho liberata. Sì, mi hai portata, no? Diciamo, sì. Certo. Ecco, è stata, l'ho salvata. Beh, loro erano ben felici di rimanere in Russia. Peppone e i compagni. Beh, rimasero, mi pare, nel film c'è una piccola... disappunto, insomma, una piccola... Sì, anche di Gino Cervi proprio, no? Sì, del Peppone. Una piccola delusione. I tempi sono passati. Ma l'avete girato in Russia o... No. Nei dintorni di Brescello? No, l'abbiamo girato molto a Roma. A Roma? A Roma. Sì. Sì, abbiamo fatto la Russia praticamente a Fregene. Il Kolkhoz era a Monterosi, un paese vicino dove io voglio andare. Certo. Ma che? È un'antica usanza russa. Ah, ma allora io mi adeguo subito.